Aldo Tavella si colloca nella storia dell'arte moderna come un anticonformista rispetto al futurismo che sorge proprio nell'anno della sua nascita. Questo suo anticonformismo non data 1909, perché non è possibile, lui nasce in quell'anno, però 20 anni dopo Tavella vede e subisce gli echi di questa rivoluzione futurista, ma dà un taglio netto con il movimento così rivoluzionario e prende la sua fuga e, parlandoci in modo solitario, già in quegli anni, della figurazione, della riconoscibilità dell'immagine. Quale tipologia di immagine per Tavella? Beh, l'immagine del Novecento, perché se da una parte del Novecento noi abbiamo i futuristi, abbiamo anche i ribelli al futurismo, abbiamo questa sorta di ritorno all'ordine. Il ritorno all'ordine di Tavella è in chiave post-ottocentesca. È pittore, pittore, ama i passaggi tonali, ama raffigurare una natura o una figura in chiave riconoscibile post-romantica. In lui c'è la presenza, non è una presenza psicologica per le figure e non è una presenza eccessivamente romantica e decadente nei paesaggi. È sempre a mezza strada. Tavella monologa con il suo mondo, non esce dal suo microcosmo. Se possiamo usare una terminologia psicologica, egli doveva essere un introverso e aveva un dialogo non col mondo esterno, ma con se stesso. Quindi possiamo dire che dove è struggente, è proprio struggente in questo suo silenzio che si vede e si vive all'interno delle sue composizioni. I contenuti della pittura di Tavella sono espressivamente complessi. Quando noi parliamo di contenuti intendiamo non soltanto l'esteriorità della figura umana, l'esteriorità dell'interno di una casa, di una cucina, di un salotto, o l'esteriorità di un'immagine. Per contenuti intendiamo anche i contenuti interiori. Allora, come si può parlare di contenuti interiori quando c'è una società borghese prima e dopo la guerra che non è più borghese nel senso positivo ottocentesco? È una borghesia ormai che non ha più una storia, direi quasi decente. È una borghesia che ha tradito, soprattutto quella italiana, i concetti della casa, della famiglia, della libertà. È un mondo che non ha più psicologia e quindi Tavella rappresenta questo come se fossero dei corpi fermi, inanimati,
al di fuori della storia. Il tempo c'è, perché quando utilizza il colore e il disegno per esprimere questi interni, si capisce benissimo che sono case borghesi, interni borghesi, figure borghesi, ma sono senza anima, senza storia, perché sono la fotografia di un'Italia, di un'epoca che purtroppo c'è stata e che non possiamo dimenticare, perché noi siamo i figli di quell'epoca che in effetti non è assolutamente terminata. Per cui i Tavella di oggi, dovendo raccontare questo mondo, se lo raccontano in modo corretto e sincero, riprendono i silenzi psicologici di Tavella. Tavella, non dimentichiamolo, è un pittore assolutamente colto. Se per quello che riguarda i contenuti, dobbiamo ripetere che i suoi contenuti sono contenuti di una crisi generale, dove non c'è più poesia nel senso romantico del termine, per quello che riguarda l'espressività tecnica, è quella anti-accademica, e userei anche il termine rivoluzionaria, che l'Europa occidentale ha ereditato da Cézanne. Con Cézanne il paesaggismo muta, diventa quasi un avvertissement informale, il colore è pieno, e gli alberi sono pieni di colore. Non, l'artista Tavella non usa la matita e il segno, segna il paesaggio tramite il colore, riempiendo i particolari di una cromia che al suo interno ha infinite tonalità. Da Cézanne partono esattamente parecchi filoni. Tavella si aggancia al Cézanne post-impressionista e lì si ferma. Utilizza il colore per disegnare momenti che non sono romantici, sono di un freddo espressionista, perché Tavella nasce in ritardo, ma accumula entro di sé la crisi di un secolo, parte da Cézanne per denunciare ancora una volta la crisi della figurazione, che per lui rimane così, con i suoi boschi, i suoi alberi espressionisti, mentre per altri artisti non c'è più l'albero, ma c'è soltanto più l'espressione pittorica. Ancora una volta questo Novecento ci ha regalato che cosa? Non soltanto la crisi della musica, tonale e atonale, ma anche la crisi della pittura e la sua voce. Tavella è un pittore della crisi, ma non è il solo. Lui non l'ha mai nascosto, qui sta qui la sua credibilità.